forse nella partita più difficile, possiamo dirlo, almeno per ricominciare, perché si era tornati in vetta alla classifica, però lo United Pomezia risponde presente. Capitan De Simone, abbiamo visto veramente due belle da far venire dei giramenti di testa. La partita andava bene, è tornato lui finalmente, ci mancava il supporto al nostro, perché comunque è una delle cose fondamentali per questa squadra. Bene, comunque, dai, come la bella partita tosta, loro comunque sono bravi, anche se mancavano due giocatori comunque importanti, fa bene al morale questo, soprattutto perché poi stanno lì solo. Beh, De Simone, però non possiamo naturalmente tralasciare quello che comunque era stato fatto di buono anche nell'assenza del mister, perché l'avevamo già detto nella settimana con mister Maggi, si era fatto un buon percorso, tranne l'incidente avvenuto quindi a Fondi, dove c'è stata forse una brutta prestazione. Sì, là non siamo proprio scesi in campo. Loro sono entrati con tanto carattere, tanto gioco di squadra, noi non siamo scesi in campo con la partita. Però stiamo ritornando ai livelli iniziali, stiamo rigiocando bene ad alti livelli, infatti dimostra comunque il risultato di oggi. Allora, Rozzi, sapevamo che questo sarebbe stato un confronto veramente molto molto importante, perché i valori poi in campo non sarebbero mancati. Stare lì adesso serve, come dice più di qualche volta il mister, non avere giramenti di testa, o meglio fare colpi che non servono a niente. L'importante è comunque anche aver mantenuto l'imbattibilità in casa. Sì, è molto importante l'imbattibilità in casa. Sapevamo che era una squadra molto tosta, anche perché stanno lì sopra, a due punti di differenza stavano. No, noi dobbiamo rimanere sempre con la testa sul campo, lucida, con i piedi per terra, perché tanti di noi sono giovani, non sanno che essere primi in classifica, comunque diventa sempre più complicato, specialmente nel girone di ritorno, che comunque le squadre conoscono. Sanno come, più o meno come difenderti. Qual è stata secondo te la chiave di lettura di questa? La chiave di lettura di oggi secondo me è stata la vittoria di gruppo. Giocare con semplicità, come sappiamo giocare, come lavoriamo in settimana, come ci dice sempre il mister, è divertendoci. Se scendiamo in campo e ci divertiamo, noi sappiamo cosa fare e... Allora mister, loro sanno come giocare, tu sai come gestire da fuori, però in settimana qualcosina un po' ti preoccupava, questa non lo possiamo, ormai lo possiamo svelare, ormai le carte sono belle che scoperte. Attendevi che questa squadra, sapevi che è una squadra molto sognona, gioca molto bassa e sulle ripartenze veramente fa male. La prima vera ripartenza è stata lasciata una prateria a Visino, poi è un giocatore che non sbaglia mai. Ma intanto buonasera, ma cominciamo col dire che sono contentissimo della prestazione, io ho sempre parlato di prestazione e anche oggi, nonostante siamo andati in svantaggio, ma perché sono stati bravi loro davanti, cioè anche gli avversari loro, complimenti a loro, perché nonostante erano corti hanno fatto veramente una bellissima partita. E quindi ci sta che vai sotto, Vesino lo conosciamo, un bomber infallibile, noi abbiamo però le nostre armi e secondo me la chiave di svolta è stata proprio tornare a difendere di gruppo. Oggi abbiamo difeso di gruppo, le squadre, veramente così si possono chiamare, si vedono quando difendono. E noi oggi abbiamo difeso bene, abbiamo impostato le nostre qualità. E poi tra l'altro è l'arma che voi tenete sempre più a sottolineare, prima non prenderle. No, non si tratta di non prenderle, si tratta di essere squadre da aiutarsi, perché per fare difesa devi aiutare. In fase offensiva puoi girare quanto vuoi, ma poi giustamente devi avere anche la fortuna di avere delle qualità importanti all'interno del gruppo, e noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo il capitano, ci abbiamo Mancata, ci abbiamo Pirenti, tutti i giocatori che oggi sono scesi in campo hanno dimostrato grandissima qualità. Guarda Cimini, che partita ha fatto, guarda Giardina, lo stesso Frasca, Di Santi si è tornato, ci abbiamo fuori comunque il vice capitano Carioli che oggi ci ha c'è tranquillità, il gruppo poi quando si vince va bene, quindi il gruppo è tranquillo, oggi l'ha dimostrato, ha giocato una partita pulita, onesta, fatta bene. C'è qualcosa che però non ti è piaciuto?
guarda, ti devo dire la verità, sarebbe sbagliato, io punto sempre a migliorare e quindi settimana lavoreremo sugli errori. Cioè, con meglio migliorare, partire però, da lì per un ordine meglio. Però devo dire, forse dobbiamo sfruttare un po' meglio le palline attive, questo sì. Però per il resto non posso dire nulla, sti ragazzi, stanno tirando la carretta, veramente, abbiamo anche noi diversi infortuni, abbiamo recuperato Richard all'ultimo secondo oggi, per noi Richard è fondamentale, Moncada sta giocando con ginocchio di nero, quindi, eppure stiamo qua, stiamo sul pezzo, non vogliamo niente, e chi vuole venire a trovarci ci trova sempre pronto.